Buongiorno ragazzi, mi raccomando. A, a differenza, a differenza di, di qualcuno che continua a fare iscritti durante la notte mentre, mentre, mentre la gente dorme, lui fa iscritti ma visual sono quelle di un canale da 800-900 iscritti. Questo canale, ve lo ripeto, ha un problema inverso rispetto a chi non accetta di non piacere. Abbiamo tantissimo share, tantissime visual. Parliamo di quasi 3 milioni di visual in 8-9 mesi certificate. Eh, quindi, siccome qua è tutto gratis, non chiediamo donazioni, non vogliamo nulla. Iscrizione al canale e campanellina, se vi fa piacere e se ci volete mostrare un segno d'affetto, anche se è gratis, non vi costa nulla. Ma qualora qualcuno di voi a qualcuno di voi non andasse ad iscriversi, non ci sono problemi. Eh, siamo aperti a tutti lo stesso quindi se volete l'iscrizione è gratis basta un clic un secondo della vostra vita e la campanellina purtroppo la cattiva informazione e su youtube soprattutto qualcuno è stato buttato su youtube porta profitto e per quello viene fatta cattiva informazione perché dietro la cattiva informazione c'è profitto vedi vedi la settimana prossima ha parlato anche eh, quello del Paris Saint Germain eh, dicendo che verrà messa la pietra tombale sulla Superlega, no? Se vi ricordate, eh, c'erano fonti ultra potenti che assicuravano a qualche personaggio la partenza della Superlega che sarebbe stato cavallo di battaglia di Zang per continuare mano nella mano nel suo amico Agnelli, no? Ve lo ricordate, giusto? Sono state dette queste cose qua, eccole qua. Ricordati questa parola, la cattiva informazione che porta profitto e te lo spiego anche perché Skinner è una grandissima figura di merda di tutta la società inter e di questa specie di proprietà che ancora, che ancora è lì, non si so sa per quanti giorni, per quante settimane, ma ancora è lì, ma per poco, fortunatamente. Skriniar è frutto di una gestione scandalosa di una proprietà che non investe più nulla. E cosa, e cosa hanno messo ora? Cioè cosa stanno organizzando? Stanno cercando di infangare scrignare il più possibile, inventandosi, anche la gazzetta ha scritto, ci mancherebbe inventandosi. Io parlo di YouTube a pagamento, chiedendo soldi a voi, inventandosi che addirittura lui si stia facendo visitare dal Paris Saint Germain, anche se un giocatore sotto contratto con l'Inter non può farsi visitare. Da quelli del Paris Saint Germain, anche se ormai tutti lo sappiamo che lui andrà a Parigi, no? Però c'è la strategia di far passare screener da quello scorretto e da quello che si è comportato male quando questo ragazzo, ripeto, un errore madornale, una figura di cacca di una proprietà che non esiste più, quando questo ragazzo addirittura cambiò procuratore per rimanere all'Inter. Ora c'è in atto. Una discriminazione verso questo ragazzo. Si inventano a pagamento, sempre per servire il loro padrone. Che lui va in Francia a farsi visitare. C'è la smentita ufficiale di Schignar che dice che non si è fatto visitare assolutamente dai medici del Paris Saint Germain, ma che sta seguendo le disposizioni mediche dell'Inter. Io vi dico: ma dove siamo arrivati? Un giocatore sotto contratto. All'Inter, che è costretto a dire: No, guarda, mi sto facendo visitare dall'Inter. Ma cioè, dovrebbero essere delle cose scontate. Ma, ma vi rendete conto, con questi qui dove siamo arrivati noi? Siamo veramente una barzelletta. Rischiamo di far riscrivere le barzellette sull'Inter con questa gestione qua scandalosa. E io so per certo perché ho le prove che lui non è andato in Francia a farsi visitare. Perché c'è uno che mi ha mandato anche la foto di dove si è fatto visitare, e non è in Francia, è in Italia. Sa, sa, ragazzi, c'è una gestione veramente cioè, scandalosa all'interno, in comunicazione, in gestione dei calciatori, parametri zero. Che i giocatori pezzi a parametro zero, cioè Schignard, è una figura di cacca colossale. Di cosa vogliamo ragionare? Perché poi dopo, e eh, io lo rispetto, ragazzi: ci mancherebbe, ma voi inneggiate a conte, conte, conte. Anche Conte lo mise sul mercato a gennaio, Schignard con Ericsson. Parliamoci, sinceramente, ragazzi: è inutile continuare a buttare la polvere sotto il tappeto perché si fa la fine di cinese. Se no, di cosa vogliamo ragionare? È stato messo 5 volte sul mercato questo ragazzo per fare bancomat. Ha cambiato procuratore. Voleva rimanere l'ite. È una gestione scandalosa dell'Inter Schignar E ha fatto bene andare via. Te lo dico io, fa bene. Avrei fatto peggio di lui io a suo posto. Veniamo alla nota. Eh, comunque, io, io, dissi due me... io dissi un mese fa in un video da quando il procuratore di Schignar ha aperto bocca questo ragazzo sicuramente sta poco bene io non lo metto non mi azzardo a metterlo in dubbio ma lui non ha visto più il campo fateci caso ha parlato il procuratore di Schignar lui non ha visto più il campo comunque Schignar spero tu riesca a darci una mano in questo finale di stagione perché se no già questo allenatore si inventa le, forma, le, 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 le quattro difese diverse durante la partita cambia la difesa tre quattro volte se poi manchi anche te che sei l'unico centrale top Che abbiamo sull'uomo è finita. Ecco i 31 gol presi. Già prendevamo gol quando c'era Schigna pezza senza Schigna Lukaku. E siamo a aprile. Ciccio, siamo a aprile. Puoi fare anche così. zitti sì, ti muti. Ma chi lo fai però? Fammi aprire, Lukaku, perché ora va bene tutto. 9 milioni all'anno. Sei il cioè centravanti più pagato della Serie A. Sei il calciatore più pagato della Serie A. Vai in nazionale. Sì, a chi. Cosa volevi? tappetino o le rose rosse? Anche te. Cosa volevi, Romelu Io ho visti i gol che hai fatto ieri. Le progressioni non si vedano più. Sono gol fatti. Guardate i gol che ha fatto Romelu, Per l'amor di Dio, fai tre gol. Ti vuoi togliere dei sassolini. E secondo me crei solo polemica in quella maniera. Perché sono otto mesi e fai ridere, Romelu. Sei il giocatore più pagato della Serie A. E io, e io lo, lo, quello che ho detto a Schignar, lo dico anche a te: ce la vuoi dare una mano, Romelu, da qui a fine anno? Visto che dopo dieci minuti sbuffi, sudi, hai il fiato corto, ce la vuoi dare una mano? Ok, sei andato in nazionale, hai fatto tre gol. A parte, non sono quei gol di sgroppata che facevi con Parrucca, sono gol sei posizionato bene. Prendi quasi a fermo, soprattutto due, il secondo e il terzo, non sono gol del vecchio Lukaku Quindi, ok, va bene. Sui zitti, muti. Tutti va bene. Si sta tutti muti. Ce la vuoi dare una mano? Se vogliamo aprire, Lukaku oppure no? Anche te, ce la vuoi dare una mano? Vuoi, vuoi cercare di, di entrare un po' in forma oppure no? Perché ci avete rotto i coglioni tutti. Ma cose, fa, fa, fa una partita buona? Non hanno. Ma di che? Ma di che? Ma a chi? Ma rivolto a chi, Luca? Quei tifosi dell'Inter che ti hanno ridicato questo? Rivolto a chi, Romelu? Ci hai fatto salutare da Pastorello, ti hanno rispettato tutti, non ti ha rotto i coglioni nessuno, ti hanno aspettato, ancora non riesci a correre tra un po', ma che rompi i cognoni Romelu anche te. Ma il rispetto per i tifosi dell'Inter dov'è finito? Dov'è finito, non c'è più rispetto per i tifosi dell'Inter. A partire da questa specie di proprietà e dalla dirigenza che non parla, ma, ma cosa, solo all'Inter si vedono certe cose. Addirittura danno un gol scandaloso, vergognoso alla Juve. Ci sono due falli di mano in un'azione. L'Inter non parla e Allegri va davanti alle telecamere ad alzare la voce. Cosa da pazzi in questa specie di società che è diventata? Cosa da pazzi? Comunque, fammi calmare. Mi calmo, mi calmo, mi calmo. Mi sono calmato, mi sono calmato. Mi, mi gu guarda veramente, mi sale il sangue ai cervelli. Mi, mi sono calmato, stai tranquillo. È tutto qua, tanto. È tutto qua che questi cancellano le live quello compra gli iscritti perché quello lo comanda fa supera supera Corcione, quello che compra gli iscritti non lo guarda nessuno Video 40, quello che dice che lavora gli dice a Corcione non lavora ma te per fare 500 video di giorno ma lo sai tu da solo di lavoro che fa 500 video di giorno oppure no? e te sei uno che lavora? Ma che lavoro fai? Te? Guardi il sugo mentre cuoce cosa fai te? Comunque tutto qui io sto calmo Stasera live 21.30. Ciao, Inter.